La seconda presentazione delle calciatrici del Napoli femminile davanti a una fumante tazza di caffè è la più difficile in assoluto per il sottoscritto, perché qui con noi ci sono tutte le calciatrici straniere arrivate quest'anno nel Napoli femminile, o anzi una loro rappresentante, perché poi ne avremo anche qualcun'altra. Dunque partiamo con Sofia Kayensan, con Emeline Mangué, speriamo di averlo pronunciato discretamente bene, e con Jenny Holman, e anche questa speriamo di averla detta abbastanza bene. Vediamo però come se la cavano loro con l'italiano, e partiamo magari da chi in Italia è arrivata prima a Terni e poi si è innamorata del nostro paese, con Sofì, che l'anno scorso giocava a Sassuolo e adesso ha deciso di venire a giocare vicino al mare perché lei ama particolarmente il mare. Devi raccontarci perché ti sono venute le placche a stare in montagna a Castel di Sangro, visto che tu evidentemente in Olanda hai deciso che in realtà sei nata nel posto sbagliato, perché... Sono un olandese finta, diciamo. Potete bere il caffè, anche Emeline che non lo vuole bere perché non le piace. Good coffee. Allora, com'è questo mare di Napoli che hai solo intravisto? Ho visto un pochino del mare, ma ancora devo girare tutta la costa del Napoli per vedere tutti i posti belli. E in campo invece che giocatrice sei? Perché sennò ci dimentichiamo della cosa più importante, del vostro aspetto di calciatrici. Allora, in campo sono una giocatrice che gioca molto per la squadra, che cerca di... Sto aiutare. Ancora aspettando un calciatore che mi dica: io sono un calciatore, no, che gioco da solo. Però prima o poi, secondo me, in tutta la mia carriera avrò qualcuno che mi dirà: preferisco giocare da solo e non ci con i compagni. Ci sono giocatori che non lo dicono, però giocano per se stessi. No, poco. Io no. Le piace un po' dribblare? Ancora non ci conosciamo benissimo, anche visto che siamo stati fermi 4-5 mesi, penso che comunque il ritmo ancora... un pochino basso, che dobbiamo alzare e aumentare l'intensità di questi allenamenti. Jenny, diceva giustamente Sofì che non vi conoscete ancora bene, non conoscete ciascuna le caratteristiche dell'altra. Se tu dovessi presentarti, quali sono invece le tue caratteristiche, oltre a essere una svedese atipica, mora, con gli occhi scuri, non si direbbe proprio, eh? Sì, no, io sono un attaccante, veloce. Questa è la tua caratteristica principale? Sì. Piede destro, piede sinistro, entrambi sarebbe meglio, eh? Ma entrambi, ma io preferisco il destro. Ha una bellissima storia, tra l'altro, Jenny, che ci tengo a raccontare, perché viene da un piccolo paese della Svezia, ma conosceva già Napoli, era in qualche modo nel suo destino, c'era stata la nonna per 6 mesi qualche anno fa, sì. Più di qualche anno fa. Sì, sì, 70 anni fa. E quindi adesso lei è sulle orme della nonna e segue quel lungo filo che in qualche modo l'ha legata a Napoli. Emeline, è la prima volta in assoluto invece in Italia, non solo a Napoli. Your first time in Italy, not only in Naples. Non conosce ancora l'italiano, non conosce ancora le bellezze di Napoli, ma è stata fotografata a Porta Nolana, con dietro una delle tante porte della città di Napoli. Le chiediamo soltanto una cosa che io già so: qual è il suo portiere preferito, quello al quale si ispira? Your favorite goalkeeper? Oh, tengo muchos. Iker Casillas. Perché lei è francese, però a noi tende in genere a rispondere in spagnolo, perché probabilmente nessuno di noi parla bene francese, e quindi abbiamo la difficoltà da questo punto di vista di dover insegnare poi il napoletano a Sophie, a Emily, a Jenny, e soprattutto a Emeline, perché poi Emeline deve parlare con la difesa. Quindi le prime parole in napoletano le imparerete sicuramente presto, non dal sottoscritto, probabilmente da qualche vostra compagna. Obiettivi per la stagione, personali e di squadra? Personali, giocare molto di più rispetto all'anno scorso, e come squadra fare meglio ogni settimana e comunque fare... Brava! L'ufficio stampa è stato bravo, non hai detto salvezza, Champions League, molto bravo l'ufficio stampa. Dobbiamo fare meglio ogni settimana, ogni partita, dobbiamo migliorare le nostre prestazioni. Jenny, fai l'attaccante deve fare gol, quanti gol farai? Ma questo non posso
Posso dire ora. Ma... Facciamo una scommessa. Se ne fai più di 10, chi offre il prossimo caffè? Tu o io? Allora però a 15 lo offri tu. Ok. Ok. Noi invece i gol li dobbiamo evitare. Sì. Ah, questo però già l'hai capito. Siamo sulla buona strada allora. Alla prossima.